Nelle sanguinose battaglie della Seconda Guerra Mondiale, un'unità verrà ricordata come la più terribile punta di diamante della Germania nazista. Un corpo d'élite fanatico e violento, che semina il terrore nelle fila nemiche. I soldati delle Waffen-SS erano spietati, leali fino alla morte, non concepivano la sconfitta o la resa. In questa puntata ripercorreremo le vicende del corpo militare più temuto della storia. Quando le truppe alleate affrontavano le SS sapevano che erano un osso duro e ci sarebbe stato da combattere. Sono i Cavalieri Neri di Hitler, le Waffen-SS. È ora di decollare. Le armi. Le Waffen-SS, le truppe d'élite di Adolf Hitler. Parliamo dei soldati più crudeli e temuti sui campi di battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Erano degli uomini implacabili, mossi da un'ideologia fanatica. Se non ammirazione, di certo suscitavano rispetto. Le SS, acronimo di Schutzstaffel, ovvero reparti di difesa, arriveranno ad essere un numeroso corpo militare, ma nascono come guardia del corpo di Adolf Hitler. Le Waffen-SS, ovvero SS combattenti, sono il braccio armato di questa complessa organizzazione. Un'unità preposta non solo alla difesa, ma soprattutto all'offensiva. Quando la fanteria regolare batte in ritirata, Hitler fa scendere in campo le Waffen-SS. Cresceranno fino a diventare un esercito di quasi 1 milione di effettivi. Dotate di mezzi pesanti, di artiglieria e delle armi più all'avanguardia della Seconda Guerra Mondiale, queste divisioni sono protagoniste di una violenta offensiva durante la Battaglia delle Ardennes e combattono fino alla morte in Russia. Le Waffen-SS rivoluzionarono il modo di combattere. Erano le unità meglio armate al mondo. Il lato oscuro di questo esercito è fin troppo conosciuto. Il fanatismo che lo caratterizzava va ad alimentare gli orrori dell'Olocausto, legando per sempre il nome della SS all'odio razziale e ai crimini di guerra più efferati. Le Waffen-SS sono legate inestricabilmente al sistema dei campi di sterminio. Non è possibile scindere le due cose. I seguaci di Hitler rimarranno nella storia per la loro fredda crudeltà nell'uccidere, non soltanto in azioni di guerra. Il soldato delle Waffen-SS è una macchina da guerra dura a morire. Al fianco il pugnale cerimoniale, simbolo di fedeltà fino alla morte. Nella fondina un classico della balistica, una Luger semiautomatica. Pronto a sparare uno Sturmgewehr, il primo fucile d'assalto della storia, un prodotto tecnologico così innovativo che la sua influenza è tuttora evidente. Queste risorse d'eccellenza e altre ancora, tra cui il carro armato Tiger e la mitragliatrice MG42, sono all'avanguardia per l'epoca e influenzeranno gli scenari di guerra futuri. Eppure all'inizio la tecnologia balistica affidata a questi reparti scelti è assolutamente rudimentale. In questa puntata di Tutto sulle armi ripercorreremo le vicende e la tecnologia delle Waffen-SS. Gli uomini, le macchine, gli eventi che hanno consegnato alla storia questo esercito di uomini scelti. Torniamo al 1929. All'epoca le SS sono armate solo di randelli e tirapugni. Più di 200 membri delle SS diventano il braccio armato di un uomo che presto getterà il mondo intero in un abisso di terrore. Adolf Hitler. Il partito nazista disponeva di un gruppo di uomini violenti, incaricati di pestare a sangue comunisti, socialisti e altri oppositori. Erano dei veri teppisti. Ed erano talmente fedeli a Hitler che avrebbero obbedito a qualsiasi ordine lui avesse impartito. Nel 1934 le SA o Sturmabteilung, in tedesco squadre d'assalto, rappresentano ormai dei rivali pericolosi all'interno del partito nazista. Hitler decide di eliminare qualsiasi ostacolo al suo progetto politico.
e ordina ai sicari delle SS di eliminare più di 80 esponenti delle SA. È la notte dei lunghi coltelli. Nella notte dei lunghi coltelli, le SS epurarono i vertici delle SA, imponendosi a tutti gli effetti come l'elite del partito nazista. Nel 1940 le Waffen-SS si sono ormai imposte come il reparto armato del nuovo vertice nazista, agli ordini del braccio destro del Führer, Heinrich Himmler. Per far parte di questa guardia d'élite, le reclute devono possedere precisi requisiti fisici, essere fedeli alla causa nazista e superare la dura selezione di Himmler, basata sulla purezza della razza. C'erano dei criteri razziali molto severi. Bisognava essere alti almeno 1,65 m e avere i denti dritti. Non era ammesso chi portava gli occhiali ed era necessario dimostrare la propria discendenza ariana dal 1750. Questi ragazzi erano concepiti come l'avanguardia del partito nazista e la selezione doveva essere durissima. Ma torniamo alla Prima Guerra Mondiale. I tedeschi usano delle truppe d'assalto specializzate nell'uso delle armi pesanti, le Sturmtruppen. Sperano che queste piccole e veloci unità d'élite possano rompere le linee degli alleati, mettendo fine all'estenuante e sanguinosa guerra di trincea. Erano gruppi di pochi uomini dotati di armi leggere. Pistole mitragliatrici, granate, picche, baionette. Tutto ciò che risultava utile ad un combattimento corpo a corpo. Le Sturmtruppen tedesche usano una nuova arma rivoluzionaria. Una delle prime pistole mitragliatrici mai inventate, l'MP-18. Questa è una pietra miliare nella storia delle armi. È una pistola mitragliatrice completamente automatica. Era così piccola che poteva essere maneggiata agevolmente in trincea, con modalità di fuoco a raffica. L'MP-18 conserva la potenza di fuoco delle prime mitragliatrici tedesche, come la Maxim, coniugandola alla maneggevolezza di un fucile. Con un peso di poco superiore ai 4 kg e una capacità di fuoco di 400 colpi al minuto, l'MP-18 è un'arma piccola ma micidiale. Come fucile da trincea, assolveva la sua funzione in maniera eccellente. Per completare questa nuova potenza di fuoco, i due comandanti delle Sturmtruppen, Felix Steiner e Paul Hauser, mettono a punto delle tattiche che influiranno poi sull'addestramento delle SS. Entrambi erano veterani. Avevano vissuto l'orrore della trincea durante la Prima Guerra Mondiale. E per il successivo conflitto capirono che serviva uno schieramento più fluido. Le nuove idee di Hauser e Steiner contribuiscono all'addestramento delle Waffen come truppe d'assalto mobili, in grado di infiltrarsi e spezzare il fronte nemico. Un candidato su tre non regge al duro regime di addestramento. Dovevano sottostare a un regime militare duro e rigoroso, che eliminava i soldati non degni di appartenere alle Waffen. Più o meno come l'addestramento dei Marines, in cui ci si sbarazza dei pesi morti che non ce la possono fare. Per la prima volta l'addestramento è lo stesso per tutti, dall'ufficiale al soldato semplice. In guerra i soldati non combattevano per Dio, per la madre patria, per il Führer. In guerra i soldati combattevano l'uno per l'altro. E poiché queste unità erano molto coese, si dimostrarono una forza micidiale sul campo di battaglia. Le Waffen-SS sono le truppe migliori in circolazione e in fatto di armi sono anche tecnologicamente all'avanguardia. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale utilizzano un'arma assolutamente rivoluzionaria che cambierà radicalmente la guerra di fanteria. Si tratta del primo fucile d'assalto al mondo. Hitler lo avrebbe battezzato Sturmgewehr. È il primo fucile d'assalto di calibro intermedio a lunga gittata. In pratica, un'arma che univa le caratteristiche di un fucile standard a quelle di un fucile mitragliatore. Per tracciare la genealogia dello Sturmgewehr, dobbiamo tornare indietro all'MP-18. L'inventore di questo fucile mitragliatore è Hugo Schmeisser. Più tardi, Schmeisser unirà in una miscela esplosiva la potenza di fuoco di un fucile mitragliatore alla precisione di tiro di un fucile automatico.
Il prodotto finale di tanta genialità è lo Sturmgewehr. Facciamogli vedere, baby. Questo strumento micidiale può sparare più di 500 proiettili al minuto con una gittata fino a 400 metri. Ma la cosa più importante è che può essere trasportato anche da un solo soldato sul campo di battaglia. È sufficiente o devo continuare? Questo fucile cambierà il modo di concepire la guerra per i successivi 60 anni. È un po' il nonno del Kalashnikov, dell'M16 e di tutti i fucili d'assalto utilizzati oggi. Per me è l'arma leggera più importante realizzata nel XX secolo. La Seconda Guerra Mondiale vede battaglie sanguinose e cruente. Le Waffen-SS sono dotate delle armi più all'avanguardia per l'epoca e di una volontà d'acciaio che le rende implacabili. Dalla fine del 1942 la guerra inizia a dare fondo alle risorse tedesche, sia umane che materiali. Le Waffen-SS quindi hanno bisogno di una nuova mitragliatrice che sia meno costosa e più veloce da realizzare. In questo periodo le industrie belliche tedesche realizzano uno dei più micidiali strumenti di morte del conflitto, l'MG-42. Era un'arma letale, aveva una frequenza di fuoco di 1200 proiettili al minuto invece dei 600 o degli 800 che caratterizzava le mitragliatrici dell'epoca. Una pioggia di fuoco. Quasi 500.000 di MG42 verranno prodotti in serie. Sono realizzati con lamine d'acciaio e plastica sagomata e richiedono la metà del tempo del predecessore, l'MG34. Questo che ho qui è un MG Machine Gewehr 42. L'MG34 ha tempi di produzione laboriosi. L'MG42 invece è fatto di lamine di metallo arrotolate, compresse e poi saldate. L'MG42 spara più di 1200 proiettili al minuto. Basta premere il grilletto e il risultato è devastante. Ha atterrato un bersaglio posto a 400 metri di distanza. Una simile potenza di fuoco è estremamente rassicurante. Gli unici a non sentirsi al sicuro dall'MG42 erano i nemici. Nell'estate del 1944 in Normandia, l'MG42 semina la morte nelle fila dell'esercito britannico. I mitra inglesi utilizzano ancora il caricatore e si rivelano del tutto inadeguati ad affrontare gli MG42, che hanno una portata di fuoco mai vista in una mitragliatrice a canna singola. Il rumore di questa macchina infernale semina il terrore negli sventurati che se la trovano di fronte. Quando parte, sembra il rumore di una tela squarciata. Ha un forte impatto psicologico. Quando sentivamo quel rumore, sapevamo che era un fucile tedesco e lo temevamo, perché significava piombo a raffica. La mitragliatrice si guadagna un soprannome eloquente. La motosega di Hitler. Era talmente veloce che non si sentiva lo scoppio tra un proiettile e l'altro. Ecco perché la soprannominarono motosega. L'esercito americano cerca di ridimensionare la paura causata da quest'arma micidiale. Ecco il nuovo MG42. Il fucile tedesco spara veloce. Ma se sapete il fatto vostro, potrete fermarli. Ricordate, non è terribile come sembra. Quella che fecero con i soldati col senno di poi non fu una mossa intelligente. Una propaganda che recitava non è terribile come sembra. Nella realtà invece era 10 volte più terribile di quanto sembrasse. L'MG42 dà alle Waffen-SS la possibilità di puntare il nemico con precisione. Le strategie belliche vengono ricalcolate sulla base della sua eccezionale frequenza di fuoco. Tutti i movimenti delle truppe erano incentrati sull'MG42. L'idea era che la fanteria dovesse portarla in posizione avanzata per sopraffare il nemico. Le unità SS si preparano a un violentissimo fuoco di soppressione. La loro filosofia? Fuoco rapido, morte rapida. Non deve sorprendere quindi che anche l'arma di ordinanza seguisse la stessa filosofia.
Nel 1908 entra in uso per la prima volta un'arma che diventerà un classico e che sarà tra le preferite delle SS, la pistola Luger calibro 9. Questa è la famigerata pistola Luger. È un orologio svizzero. Ogni parte è segnata dalle ultime due cifre del numero di serie, perché ogni pezzo viene montato singolarmente. Le tolleranze sono strette, la precisione è eccellente. La Luger è molto elegante, ambita, quasi un'icona. È molto precisa, molto ben fatta, ma più di tutto conferisce un certo fascino ed è davvero facile da usare. L'angolo d'impugnatura della Luger è studiato per sparare dritto al bersaglio. Ha quest'angolo ergonomico dell'impugnatura ed è studiata per puntare con gli occhi chiusi e poi aprire gli occhi e trovarti in linea col bersaglio. E questo perché è un fluire perfetto dalla mano all'occhio. Quando punti con una Luger, sai già che andrai a segno. 8 colpi ben calibrati in direzione del petto e la partita è chiusa. La Luger è molto precisa, ma gli ingegneri tedeschi non garantiscono la stessa accuratezza quando ci si trova nella mischia del campo di battaglia. I militari tedeschi intuirono subito che era molto sensibile allo sporco. Quindi fu chiesto di non modificare il design, ma semplicemente la fondina. E venne scelta la PO8, una sorta di guanto che avvolge la pistola, proteggendola perfettamente da fango, sporcizia e pioggia. Così tiravi fuori la pistola dalla fondina, toglievi la sicura e avevi una delle pistole più maneggevoli e veloci al mondo. Quando gli alleati irrompono in Europa, la Luger diventa il miglior souvenir di guerra sul quale si possa mettere mano. Era un'arma molto apprezzata dalle truppe americane. Ma ben presto impararono che era rischioso. Se ti trovavano con questa pistola... Le SS fucilavano chiunque trovassero in possesso di una Luger tedesca. Un destino che per poco non tocca a Moffat Burris, capitano 24enne dell'82esima divisione di fanteria Airborne. Nell'aprile del 1945, mentre gli alleati si avvicinano alla vittoria di Berlino, Moffat riceve l'ordine di fermarsi. Ma il giovane capitano decide di saltare a bordo di una jeep per capire a cosa vada incontro la sua divisione. Per sua sfortuna si imbatte nei tedeschi. Guidammo per 65 chilometri e a metà strada da Berlino ci trovammo faccia a faccia con i mezzi corazzati tedeschi. Centinaia di carri armati, camionette e forse 15.000 soldati. Moffat ha bisogno di un piano e alla svelta. Scesi e mi avvicinai alla camionetta del capitano tedesco. Parlavano tutti inglese. Gli dissi di arrendersi e lui rispose: «Sei pazzo? Tre uomini e una jeep?» Dissi che avevo le spalle coperte da un esercito di paracadutisti e carri armati e che dietro di lui avanzavano i russi. Preferiva arrendersi a noi o a loro? Mi chiese di aspettare un secondo. Si consultò con altri tre ufficiali, poi tornò da me e sfoderò la pistola. E io pensai: «No, non ora che la guerra sta finendo». Poi la capovolse e me la diede. Moffat e i suoi due uomini riescono ad assicurarsi la resa di un'intera divisione panzer tedesca e lui si porta a casa uno splendido souvenir di guerra. Ero l'orgoglioso possessore di una Luger appartenuta ad un generale di corpo d'armata tedesco. La portai a casa e mio figlio la perse. Gli avrei sparato. Le micidiali armi leggere delle SS contribuiscono a rafforzare l'immagine del nazista spietato, ma sono i carri armati a consegnarla alla storia.
Le battaglie della Seconda Guerra Mondiale vedono protagonisti questi giganti di ferro, i Panzer. Le Waffen-SS dispongono di un mostro che seminerà il terrore nelle truppe alleate. Nessuno è al sicuro quando si ode il ruggito del Tiger. Il 20 aprile 1942 il prototipo del carro armato Tiger viene presentato a Hitler come regalo di compleanno da parte del popolo tedesco. Non può arrivare in un momento più propizio per le Waffen-SS, che hanno appena subito un brusco risveglio sul fronte orientale. Quelli delle SS si credevano supereroi, erano migliori di chiunque altro, facevano meglio di chiunque altro. Si credevano perfetti, ma quando si scontrarono con i russi rimasero scioccati nello scoprire che avevano un carro armato migliore del loro, il T-34. Fino a quel momento le divisioni panzer tedesche hanno utilizzato carri armati medi e leggeri, con effetti devastanti durante la cosiddetta Blitzkrieg o guerra lampo. Ma Hitler è ossessionato dall'idea di avere un carro armato enorme, con corazzatura pesante e un cannone micidiale. Lavora a stretto contatto con i migliori progettisti per realizzare il Tiger, un mostro di 60 tonnellate, dotato di un terrificante cannone di 88 mm. Il cannone da 88 mm del Tiger è concepito in origine per la contraerea. È stato progettato per sparare proiettili da 9 kg a 9.000 metri d'altezza e distruggere anche i bombardieri pesanti. Poi i tedeschi scoprono che è ancora più micidiale contro i mezzi di terra. Ad un pezzo della contraerea servono velocità e una canna molto lunga. La traiettoria del proiettile può essere più o meno precisa. Poi scoprirono che se puntavi ad un carro armato a quella stessa velocità, lo trapassava da parte a parte. Il micidiale Tiger viene collaudato durante l'assedio di Leningrado nell'agosto del 1942. Poi diventa il terrore delle truppe alleate. La paura è ormai alle stelle. Ascolta, i rapporti parlano di un nuovo carro armato in grado di vincere la guerra. Corazzato due volte di più di un normale carro armato, può andare sott'acqua e non mi meraviglierei se volasse. Una delle sue funzioni principali durante le operazioni militari era quella che chiamavano azione shock. L'idea che tonnellate e tonnellate di metallo avanzassero verso le posizioni nemiche, cogliendole di sorpresa. Questo iniettò un'ulteriore dose di paura nelle truppe alleate. Non so se vi sia mai capitato di sentire un carro armato di notte. È terrificante. Ha un motore potentissimo. Credo che faccia lo stesso rumore di un aereo che decolla. Si sente il rumore metallico dei cingoli. E quando spara, il frastuono diventa infernale. Non mi stupisce che ne fossero terrorizzati. Ed era la fanteria a temere maggiormente il super carro armato delle SS. Moffat Boris comprende gli effetti devastanti del cannone mobile da 88 mm quando lo vede polverizzare un suo commilitone. Il Tiger era alle nostre spalle e sparava. Io portavo un impermeabile, caddi a terra e sentii un proiettile che passava proprio sopra la mia testa. L'uomo che era di fronte a me saltò in aria. I paracadutisti americani lo colpiscono con qualsiasi arma capiti a tiro. Ma i proiettili rimbalzano. Ora tocca al Tiger passare al contrattacco. Dopo aver identificato il bersaglio, il cannone del Tiger sparò e colpì quattro uomini, che furono sbalzati dalla nostra parte, morti. Vedere una cosa del genere è sconcertante. In Europa il Tiger delle SS non arrivava. Era enorme, aveva una corazzatura pesante e un cannone mai visto. Se ti imbattevi in un Tiger, non era certo il tuo giorno fortunato.
Il Tiger si trova spesso di fronte lo Sherman americano. Lo Sherman è il carro armato più usato dall'esercito americano, ma è molto più piccolo, più leggero e ha un cannone meno potente. L'88 mm del Tiger è in grado di perforare la corazza dello Sherman di 8 cm a oltre 1,5 km di distanza, cosa impossibile per il cannone dello Sherman, che è molto più leggero. Il cannone da 88 mm poteva trasformare in pochi minuti lo Sherman in un mucchio di metallo fuso. La potenza distruttiva del Tiger viene affiancata a tattiche micidiali messe in atto dai carristi. Uno di loro sarebbe rimasto nella storia. Michael Wittmann. Wittmann era membro delle Waffen-SS dalla fine degli anni 30. Era salito di grado diventando ufficiale. Durante la campagna in Russia aveva dimostrato di essere il miglior carrista a bordo di un Tiger della Seconda Guerra Mondiale. Nel giugno del 1944, Wittmann fa patire le pene dell'inferno a una colonna corazzata inglese in Normandia, nel villaggio di Villebocage. Era un carrista eccezionale, temuto e rispettato dai suoi nemici. La tattica utilizzata era colpire il primo e l'ultimo veicolo del convoglio. E se non puoi né avanzare né retrocedere, sei bloccato in una trappola di fuoco. Si dice che Wittmann sia riuscito a distruggere 27 carri armati in un giorno solo. Da quel momento diventa una leggenda. Credo che sia stato lo scontro di carri armati più spettacolare della Seconda Guerra Mondiale. Nelle mani delle Waffen-SS, il Tiger spadroneggia. Rappresenta il perfetto connubio tra l'evoluzione della tecnologia dei carri armati e l'assoluta potenza di un cannone da 88 mm. Ma questo enorme animale da battaglia è molto costoso e difficile da realizzare. Durante la Seconda Guerra Mondiale vengono prodotti solo 1.300 Tiger contro i 57.000 T-34 sovietici. I tedeschi non ne avevano molti, quindi non potevano schierarli sempre e in ogni luogo. La guerra non era ancora vinta. Le Waffen-SS sono una delle unità d'élite più formidabili e temute del XX secolo. Dotati di armi all'avanguardia, assolvono per Hitler missioni quasi impossibili. Vengono inoltre sottoposti alle prove più estreme quando il Führer ordina l'invasione dell'URSS nel 1941. La guerra sul fronte orientale fu lunga ed estenuante. Le SS non fecero prigionieri, nemmeno i russi fecero prigionieri, e le cose si mettevano male. L'indottrinamento politico impartito alle SS li porta ad avere una fede incondizionata nella causa nazista. Sono convinti di essere invincibili, specialmente contro i russi, che considerano una razza inferiore. L'indottrinamento che le Waffen-SS ricevevano durante l'addestramento di base faceva scomparire dal loro vocabolario la parola ritirata. Combattevano fino all'ultimo uomo, fino all'ultimo proiettile. È quel che Hitler si aspetta dai suoi fedelissimi. Al termine dell'addestramento, gli uomini delle Waffen-SS giurano sul pugnale da cerimonia. Simbolo di lealtà incondizionata nei confronti del Führer. Questo è un pugnale da cerimonia delle SS. Sopra c'è inciso Meine ist Treue, che sta per il mio onore si chiama lealtà, il motto delle Waffen-SS. Il pugnale delle SS reca incisi anche simboli antichi, come la svastica. Hitler credeva molto al simbolismo. E a tutto ciò che era mistico o occulto, come i cavalieri neri, le guardie nere, tutto ciò che poteva incutere terrore nei nemici e rafforzare l'idea della grande Germania nazista. Nei primi anni di guerra, l'esercito regolare tedesco, la Wehrmacht, guarda le SS dall'alto in basso. Non sono indurite dalla guerra, non sono temute, né tantomeno rispettate.
L'esercito tedesco non aveva una grande opinione delle SS. Le consideravano più una forza politica. Erano dei poliziotti, non certo soldati. Il rispetto dovevano guadagnarselo. E le SS si guadagnano presto una tremenda reputazione. All'inizio le SS non se la cavavano bene in battaglia, ma quando affinarono le loro abilità diventarono molto efficienti. Ed erano loro che in moltissime battaglie facevano una breccia nelle linee nemiche e costringevano intere armate in ritirata. Arriviamo a luglio del 1943, alla battaglia nella città russa di Kursk, che le mobilissime Panzerdivisionen tedesche attaccano in forze. Ma l'armata rossa di Stalin si è preparata a una strenua difesa intorno alla città, che prevede l'impiego di 500.000 di mine anticarro. Con i carri armati tedeschi fuori uso, le Waffen-SS sono messe alla prova in una vera battaglia corpo a corpo. Questa è una baionetta K-98, molto efficace nella guerra di trincea e nei corpo a corpo. Affondavi e torcevi. Era letale, specie se non aveva la lama affilata. Non si possono ricucire le ferite prodotte da una lama non affilata perché lo squarcio è irregolare e il soldato è spacciato. In una battaglia senza regole, anche gli arnesi più rudimentali diventano armi letali. Questa è una banalissima pala da trincea, ma è il manico più lungo di una baionetta, è più pesante e può fare molti più danni. La impugni come un'accetta, la sferri dritta sul nemico e puoi staccargli la testa con un solo colpo. Usala per colpire qualcuno e lo stendi. Il violento combattimento alle porte di Kursk termina con la vittoria dei sovietici. Ma le Waffen-SS si guadagnano la fama di avversari temibili. Nel settembre del 1944 gli alleati sferrano un poderoso attacco aereo sull'Olanda occupata, nome in codice Operazione Market Garden. Due divisioni delle SS sono a difesa della città di Arnhem. Molti soldati sono armati di una mitragliatrice leggera a fuoco rapido, ideale per gli scontri ravvicinati. Il suo nome è Schmeisser o MP40. Questa è una MP40 originale, o pistola mitragliatrice 1940. Prima della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi misero a punto molte mitragliatrici o pistole mitragliatrici del calibro di una pistola simile. Dal 1940 produssero armi come questa, efficiente, leggera, fatta di lamine d'acciaio compresse con elementi in plastica. L'MP40 viene chiamata erroneamente Schmeisser dal nome dell'ingegnere tedesco Hugo Schmeisser, che aveva progettato la MP18 e il fucile d'assalto Sturmgewehr. Quest'arma venne chiamata Schmeisser perché gli alleati lessero il nome sul caricatore. Schmeisser in realtà era solo il nome dell'azienda che la produceva. Non aveva nulla a che vedere col progetto dell'arma. Gli alleati la trovarono, lessero il nome sul caricatore e la chiamarono Schmeisser. La Schmeisser è invece progettata dall'ingegnere tedesco Heinrich Vollmer. L'arma è dotata di un caricatore standard da 32 proiettili e può sparare 500 colpi calibro 9 al minuto. Durante la battaglia di Arnhem, le truppe aviotrasportate britanniche hanno in dotazione la controparte della Schmeisser. Una pistola mitragliatrice di serie, fatta di metallo compresso, chiamata la Sten. Reggerà il confronto? Il bersaglio ci dice che la Sten non è molto precisa. Abbiamo solo due colpi andati a segno sul braccio, quindi un soldato ferito che tornerà a combattere. Con l'MP40 miravo allo stesso punto ed ero anche più lontano dal bersaglio, quindi è molto più precisa. Le Waffen-SS e l'MP40 dominano le strade di Arnhem.
È grazie a quest'arma che i tedeschi costringono i parà inglesi alla resa e riportano una vittoria schiacciante. Ma nonostante il trionfo di Arnhem, per la Germania il conflitto sta volgendo al peggio. La macchina da guerra nazista viene ridotta in cenere dai bombardamenti degli alleati. Dicembre 1944. Le Waffen-SS giocano l'ultima scommessa di Hitler, l'offensiva delle Ardenne. Scelti dal Führer in persona, questi soldati hanno armi e strategie allo stesso tempo brillanti e disperate. Fa il suo ingresso nella scena di guerra il fratello maggiore più cattivo e più audace del Tiger. Il King Tiger, da 70 tonnellate. Il King Tiger era l'arma della disperazione per scopi estremi. Credo che sia il carro armato più pesante mai concepito. Era dotato di un 88 mm più lungo di quello del primo Tiger, che gli conferiva una maggiore forza di sfondamento contro i veicoli corazzati. Così come i fedelissimi di Hitler, anche il suo peso massimo è teoricamente invincibile. Nulla possono i proiettili alleati contro la sua corazza. E la cosa non deve sorprendere, visto che è in grado di resistere a proiettili di 17 cm. Vengono realizzati meno di 500 esemplari di questo gigante da 70 tonnellate. Data l'enorme quantità di metallo pesante, bisogna rinunciare a qualcosa. Il King Tiger era talmente pesante che se il primo Tiger era inaffidabile da un punto di vista meccanico, il secondo lo era il doppio. Un veicolo di quella stazza, con una corazza così pesante, doveva avere un motore colossale per risultare efficiente. E il King Tiger non ce l'aveva. Nelle strette strade belghe, che fanno da scenario alla battaglia delle Ardenne, il King Tiger perde titolo, corona e scettro. Era inutilizzabile in quelle condizioni perché le strade erano troppo strette. Gli mancavano la mobilità e la velocità necessarie ad un'avanzata. Non era il veicolo adatto, tutto qui. L'offensiva delle Ardenne si risolve in una catastrofica sconfitta per i tedeschi e segna anche la prematura fine per il King Tiger. Quando gli americani lo esaminarono a guerra finita, si dissero: cosa speravano di fare? Si rivelò un fallimento di progettazione, perché gli mancava un elemento chiave, la mobilità, quell'imprescindibile trittico di mobilità, potenza di fuoco e difesa, che è ciò che si richiede ad un buon carro armato. I carri armati moderni come l'americano Abrams e l'inglese Challenger sono i diretti discendenti del tedesco Panther, molto più leggero. La macchina da guerra tedesca è ormai in crisi. E gli ingegneri nazisti realizzano alcune delle migliori e al contempo peggiori armi del XX secolo. Alcune si rivelano, per così dire, dei fallimenti di successo. Montato sul fucile d'assalto Sturmgewehr, il Krumlauf, o sistema a canna ricurva, è progettato per sparare dalla torretta del carro armato. A livello tattico, veniva aperto il portello, si infilava la canna nello spioncino e si puntava la canna dall'interno del veicolo. In questo modo si riusciva a sparare senza uscire dalla corazzatura. La canna Krumlauf è incurvata di 30 gradi. Sembra risolvere lo spinoso problema di come sparare ai nemici rimanendo al sicuro e senza esporsi. Ma la canna di metallo e i proiettili vengono sottoposti a una forte pressione al momento dello sparo. Gli ingegneri tedeschi provano con aperture di sfogo sulla canna per rilasciare i gas prodotti dal rallentamento del proiettile. Questo riduce il rinculo e la pressione al momento dello sparo. Ma nonostante le modifiche, il Krumlauf diventa inservibile dopo soli 300 colpi. È destinato a finire nel dimenticatoio della storia delle armi. La domanda che sorge spontanea è: ma funziona davvero? E la risposta è sì, ma se siete nella mia unità, avvisatemi quando sparate, così vado a nascondermi sotto il Kevlar nel retro del carro. Alcune innovazioni progettate per le Waffen-SS, come il Krumlauf, si rivelano dei fallimenti tecnici. Altre invece riscuotono successo, come idee all'avanguardia sui tempi, e saranno le precorritrici di molte armi in uso ancora oggi.
Gli ottici tedeschi trovano il sistema per vedere al buio con un visore notturno ribattezzato Vampiro. Si tratta del primo sistema infrarossi mai utilizzato in guerra. Il Vampiro è un dispositivo a raggi infrarossi. Trasmette un impulso di energia a infrarossi non visibili a occhio nudo. Grazie a questa innovazione si può vedere al buio. È uno dei primi visori notturni mai utilizzati in guerra. Oggi i pronipoti del Vampiro sono usati in tutti gli scenari di guerra e fanno parte della dotazione di base del moderno soldato. Nei filmati sulla guerra in Iraq, quasi tutti i soldati sono dotati di visori notturni. Quest'uso ha origine proprio nella Seconda Guerra Mondiale, con il Vampiro tedesco, che permette di dominare il buio. E se domini il buio, domini anche la battaglia. Molte armi progettate per le Waffen-SS hanno costituito la base di tecnologie in uso ancora oggi. Lo Sturmgewehr, l'MG-42, il visore notturno Vampiro. La loro eredità tecnologica ha cambiato il corso della storia. In guerra, le Waffen-SS combattono fino all'ultimo uomo. Sono i nemici più temuti. Non cedevano alla ritirata, combattevano senza risparmiarsi, mantenevano le posizioni. Questo faceva di loro dei soldati d'acciaio, temprati dall'addestramento e dal fanatismo politico. Come soldati possono essere definiti senza alcun dubbio delle truppe d'élite. Il problema delle SS era l'indottrinamento. Erano fomentati dall'ideologia nazista. Ma ricordate che abbiamo vinto noi, li abbiamo battuti e ce lo siamo meritato. Presi nel complesso, i vari gradini dell'evoluzione della SS ne descrivono la tragica parabola. Da banda di fanatici teppisti, a micidiale braccio armato di Hitler, a corpo d'élite della Seconda Guerra Mondiale, con l'MG-42, lo Sturmgewehr, il primo fucile d'assalto, e con alcuni dei mezzi corazzati più temuti, tra cui il colossale Tiger. Sono le Waffen-SS. Gli angeli della morte della Seconda Guerra Mondiale.